Il sonno e più in generale il dormire è un fattore estremamente importante per la nostra salute, il nostro benessere e anche la nostra estetica. In questo video, velocissimamente, tre trucchi e mezzo per migliorare la qualità del vostro sonno. Una piccola premessa veloce però, ho parlato di qualità del sonno, perché se da una parte il numero di ore che dormiamo diventa fondamentale per avere un minimo, diciamo, decente, che sono circa 6 ore. Dall'altra parte, ancora più fondamentale è la qualità del sonno che abbiamo. E molte persone hanno difficoltà ad addormentarsi, si svegliano molto spesso, eccetera, eccetera. Quindi, quali possono essere dei suggerimenti pratici, veloci, semplici ed efficaci per migliorare questo aspetto? Esercizio fisico, allenamento, respiro e mezzo ve lo dico dopo. Questi sono i macro argomenti. Velocemente. L'esercizio fisico è stato dimostrato scientificamente più volte negli ultimi decenni che fare attività fisica costante durante la nostra settimana migliora non solo il concetto delle fasi notturne fra REM e non REM, ma migliora anche la modalità con cui ci si avvicina a tutta la fase di discensione del sonno che avviene teoricamente dopo le 21 di sera, perché la sedentarietà è un fattore che limita ovviamente anche questo aspetto. L'alimentazione, perché la composizione dei cibi, la maniera in cui gestiamo il nostro pasto prenanna, la maniera in cui in generale gestiamo la nostra alimentazione andrà ad influenzare non solo la nostra flora batterica, ma anche tutto ciò che è la digestione e tutto ciò che ne comporta in termini di produzione di serotonina, triptofano e quant'altro. Tutte sostanze ottimali per il nostro recupero notturno e la qualità del sonno. Il respiro. C'è un piccolo trucchetto che è assolutamente efficace e vi invito a provare. Quando siete, diciamo così, distesi nel letto prima di dormire, provate per circa un minuto a respirare nella modalità 4-6-8, ovvero 4 secondi di inspiro, 6 secondi di mantenimento diciamo così, del respiro e poi 8 secondi di esalazione. Provatelo, ripeto, per un minuto e vedrete come scivolerete nel sonno. E l'ultimo mezzo trucco che voglio suggerirvi è una cosa ancora più pratica, l'utilizzo del magnesio, meglio se quello supremo, prima di andare a dormire. Provare per credere, come sempre. Io ovviamente ho cercato di dare delle pillole, ogni macro argomento dall'esercizio fisico all'alimentazione, alla respirazione, merita un approfondimento a sé, ma non è questo il caso, non voglio che sia un video lungo, non voglio annoiare le persone, voglio solo farvi accendere un campanellino d'allarme nella vostra quotidianità e fare una riflessione personale in quello che può essere di aiuto implementare nella vostra vita.